presented by Geoconomicon.net. Del piano che Coyote si prefigge di ottenere per il 2011 e altro non ce n'è. Sì, diciamo che l'abbiamo un po' tagliato all'inizio per paura di non fare in tempo. Visto invece, gli esigui minuti che ci avevano concesso. Invece siamo anche stati fin troppo veloci. E quindi magari vi diciamo qualcosa di più della nostra esperienza come editore, cioè come autoproduttore, se volete, di Elar, di Ravendet, come sono nati, nel senso perché li abbiamo anche voluti portare fino a Lucca. Nascono tutte e due, vabbè, dalla voglia, come magari tanti vogliono essere solo come nei libri, magari tanti vogliono essere solo lettori, magari qualcuno vuole scrivere, io non so scrivere. Così anche nei giochi, qualcuno li vuole giocare e qualcuno si sente spinto a creare qualcosa, creare una propria versione dei giochi. L'inizio è stato per tutti, per noi due e anche per altri che non sono qui presenti, Elar. Se vuoi parlarne tu. Elar nasce come esperienza collettiva di un gruppo di persone che si trovavano in ludoteca la sera a giocare e hanno cominciato a sviluppare idee su dove ambientare le proprie avventure e cose che fanno tutti sostanzialmente. Vista la corposità del materiale che avevamo creato, si è deciso di fare questa prova e di iniziare a scrivere un regolamento da zero. È stato un parto, perché alla fine è un'esperienza che è durata 4 anni, anche perché appunto in Italia in quel periodo iniziavano ad arrivare appunto questi nuovi concetti e queste nuove idee, e man mano ci siamo adeguati, proprio perché pensiamo che questo nuovo approccio al mondo del gioco di ruolo renda l'attività molto più divertente per tutti. Per riuscire ad arrivare alla situazione in cui il gioco è adesso, e che è appunto alla sua ristampa rivista, è fondamentale che questi giochi vengano giocati da persone che sono al di fuori del gruppo che li ha creati, e che queste persone poi forniscano dei feedback, cioè diano la loro idea, la loro opinione, in maniera tale che tutto l'insieme del gioco possa essere visto con gli occhi di chi lo prova da fuori. Questo serve perché l'idea di questi giochi è svilupparli per ottenere qualcosa di preciso. Non è un gioco di ruolo buttato sul tavolo e la gente poi ci penserà a trovare il suo divertimento. Si vuole spingere in una direzione. Ad esempio, Elar nel particolare, che è un gioco steampunk, spinge sul concetto che esistono delle conflittualità che porteranno a una situazione di crisi. Queste conflittualità sono presenti sia nei personaggi sia a livello macroscopico nel mondo che li circonda. È un mondo che è sull'orlo di una crisi planetaria, di una guerra planetaria, nuove tecnologie tipiche dello steampunk, quindi assolutamente rivoluzionarie e fantascientifiche, stanno cambiando la vita delle persone che fino a un attimo prima erano contadini, corsa all'armamento, insomma tutte situazioni che vivono sull'orlo. E questo vivere sull'orlo è il filo conduttore del gioco, al punto che anche i personaggi sono sempre sull'orlo di decadere loro stesse preda dei vizi che si portano dietro. Per sviluppare un sistema del genere e svilupparlo in maniera che sia comprensibile a chi acquista il libro, se lo porta a casa e lo gioca, ci vuole veramente tanto tanto lavoro, tante prove. Il playtesting è una fase fondamentale. E ci vuole appunto, che poi è il motivo per cui abbiamo sviluppato tutto questo concetto di associazionismo come ve l'abbiamo proposto, ci vuole tanta fatica nel presentare, nell'andare nelle convention, nell'andare negli eventi a far giocare le persone e a chiedere che cosa ne pensano, come hanno trovato il gioco, se quello noi in questo caso comunque l'autore aveva in testa si è visto al tavolo, e di conseguenza modificare il regolamento quando si vede che lo scopo che ci si era prefissi non viene raggiunto. La grossa differenza che hanno questi giochi è smettere di lasciare in mano al master capace il fatto di far riuscire la partita, ma di fornire un sistema di regolamento, di ambientazione, di fase di creazione dei personaggi
tutto un insieme, tutto un pacchetto che da solo è in grado di sviluppare divertimento focalizzato su quell'argomento lì. Ravenet invece, appunto, ne parlerà lui. Ravenet, il tema di Ravenet, la premessa di Ravenet è la vendetta e il vendicarsi. Nasce 3 anni fa l'idea, con anch'io in piena epoca in cui ero pieno di queste teorie un po' nuove, dove prevedevano il non prepariamo una storia prima, lasciamo che sia il tavolo stesso a crearla, non tiriamo il dado e lo sommiamo o cose simili, ma usiamoli in maniera un po' più creativa e soprattutto distribuiamo in modo più democratico le autorità, il poter raccontare la storia al tavolo e non dividendo da una parte uno che ha autorità narrativa e dall'altra persone che interpretano. Poi ovviamente i gusti cambiano a seconda dei giochi e a seconda delle persone. Nello specifico mio di Ravenet avevo letto il fumetto del corvo 3 anni fa, prima volta, e mi era piaciuto talmente tanto che ho deciso di provare a dedicarci un gioco. In quello stesso periodo, o meglio un po' dopo, quando avevo iniziato a sviluppare il gioco, da un altro mondo, parlo di Kingsburg come gioco da tavolo, mi ha suggerito l'idea di... Poi nella meccanica di gioco, poi non mi dilungo nello specifico come, però è interessante secondo me notare come più fonti si hanno e più idee ti vengono. In questo senso l'esperienza è stata positiva perché mi è piaciuto molto poterlo portare nelle convention, appoggiarmi al Flame Circus, che è questo movimento di cui vi dicevamo facevamo parte, che mi ha permesso di poterlo provare e riprovare. Persone, giocatori competenti che ti sanno fornire aiuto su come creare meglio quello che tu stesso hai in testa. Ok, in testa è riuscire a creare possibilità per tutti di creare una storia di vendetta, ma come nel fatto, come in realtà le regole lo ostacolerebbero e come le regole lo favorirebbero. Questa esperienza è stata importante e mi ha formato e vorrei aiutare anche altri autori in modo per un percorso che sia più semplice, perché poi attualmente in Italia è difficilissimo poter contare su persone che ti facciano quello che si chiama playtest, a meno che non sei già appoggiato da magari una casa editrice, quindi è difficile fare il primo gradino, l'iniziare, perché spesso sei da solo e se vuoi provarlo non solo con i tuoi amici in cantina, ma provarlo quindi con altri che ti permettono di vedere i problemi e gli errori, dovresti girare per l'Italia o sperare che qualcuno sia così gentile da leggerti il file e farlo giocare in casa propria con i propri amici. In questo senso è stato anche faticoso per questo, è stato bello ma è stato faticoso perché è stato molto difficile, e questo anche vale per Elar, trovare persone adesso in Italia che te lo provano anche in un'ottica di scambio, cioè io provo il tuo e tu provi il mio. E niente, comunque ecco, siccome abbiamo appena parlato con Bietina e ci ha detto una cosa che per noi è abbastanza importante, l'esigenza che noi abbiamo, chiunque produca questo tipo di giochi, di far provare il gioco, di farlo giocare anche prima dell'acquisto, è stata tale che quest'anno a Lucca i 3 attuali editori di questi tipi di giochi in Italia, che siamo noi, Janus Design e Narrativa, abbiamo proposto una cosa che era l'Indie Palace, l'Indie GDR Palace, che è una zona dedicata esclusivamente alle demo di questi giochi, e a quanto pare siamo i primi in 17 anni di Lucca a fare una cosa di questo tipo. E quindi speriamo che anche altri seguano il nostro esempio, perché secondo noi anche in un evento come questo, che sostanzialmente è una fiera, dare la possibilità a chi è interessato a questi giochi ma anche ad altri di sedersi e fare una partita, gli aiuta a capire se effettivamente stanno acquistando una cosa che gli interessa o no, che magari è normale per il gioco da tavolo, visto che di tornei ce ne tanti, ma per il gioco di ruolo finora veramente non l'ha mai fatto nessuno. I giochi venivano acquistati a scatola chiusa, perché tanto a casa c'era il master che avrebbe aggiustato tutto e fatto funzionare le cose. Direi che abbiamo noi abbiamo chiuso quello che dovevamo dirvi. Se voi volete chiederci, volentieri.
Avete già in cantiere qualche altro progetto made in Italy per il futuro? Sì, allora non sappiamo quando, perché giustamente noi ci prendiamo il tempo necessario, come l'abbiamo fatto per i nostri stessi giochi, 3 anni uno, 4 anni l'altro, il tempo necessario per riuscire a portarvi un prodotto che per noi sia una garanzia di qualità. Però ci sono attualmente 2 autori con cui stiamo collaborando, anzi 3 autori con cui stiamo collaborando nella speranza di poter presto pubblicare i loro giochi. Uno è quasi finito, che è... anticipazioni. Uno è quasi finito ed è adesso vedremo se solo con noi, perché dipende, è una scelta dell'autore. Parlo di Raffaele Vota, Raffman, e parliamo del suo nuovo gioco Ozok True, che è un po' un rifacimento secondo il nuovo modello dell'Ozok precedente edito da Rosen Poison. Non sappiamo se lo faremo solo noi o in coproduzione con Janus Design, perché è una scelta comunque che spetta all'autore e che a noi gradisce. Questo è il gioco che forse uscirà prima. E poi abbiamo 2 persone che ci hanno contattato / abbiamo un po' stimolato, che insomma abbiamo interesse a poter portare i loro giochi in edizione definitiva. Inoltre, questa è una cosa che ci siamo dimenticati prima, è venuto fuori da una community, che è gente che gioca, un'iniziativa che si chiamava Contest 5x2, che io poi ho voluto seguire personalmente, da cui alcuni autori hanno scritto sulla base di 5 parole dei giochi di ruolo di 2 pagine, in questo senso 5x2. Da lì, secondo me, sono venute fuori 4 idee molto 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 belle, di cui 2 abbastanza complete anche. Ovviamente c'è bisogno di playtest, c'è bisogno di creare un'edizione e tutto, ma molto interessanti. Su questi autori mi sono già mosso per, anche in accordo con gli altri, per contattarli e per chiedergli se avevano interesse a pubblicare il loro gioco. Mantengo riservo su chi sono, semplicemente perché per dar tempo a loro anche di pensare, non mi hanno dato risposte complete, per non mettergli pressione, diciamo. Altro? No. Ma dai. E invece sulle altre pubblicazioni importate? Allora, sulle pubblicazioni importate per il 2011 noi abbiamo preso la decisione di rallentare un attimo, nel senso che il mondo di questi giochi di ruolo è questo specifico settore di giochi di ruolo è ancora abbastanza piccolo e secondo noi non ha la forza d'acquisto di supportare, non so, tipo l'anno scorso 14 uscite in un anno. Quindi completeremo i progetti che in questo momento sono aperti, quindi Hot War e vabbè, Committee for the Exploration of Mysteries, che è un gioco americano basato sulle storie alla Indiana Jones di esplorazione e di avventura, e poi credo che per il 2011 di tradotto non uscirà nient'altro da parte nostra, perché l'intenzione è proprio quella di dedicare il nostro tempo a trovare altri autori italiani, a supportare la loro esperienza nella produzione del gioco e soprattutto ad andare in giro noi stessi per le associazioni. Quindi credo che limiteremo a 2 o forse anche una sola uscita straniera all'anno da ora in avanti.